Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale, eccoci qui di nuovo con Arcade Paradise, signori. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dopo una giornata dove abbiamo provato un paio di cabinati che non sono stati cabinati e biliardo, non sono stati propriamente eccezionali, dobbiamo dirlo, dobbiamo dirlo. Contavo molto nel biliardo che invece in realtà mi ha deluso veramente tanto, non c'è della precisione, non c'è della sportiveggianza, ma va bene, perché nel mentre è arrivata altra roba, compresi dei messaggi, se non ricordo male, che adesso andremo a vedere e aspetta che il sacco è pieno. Intanto diamo una pulita, perché per quanto magari non facciamo le lavatrici, però almeno una pulitina la vorrei dare anche per una questione di reputazione. E poi andiamo a vedere anche gli obiettivi che abbiamo di giornata. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina o meno. Anche se pure lì più che altro ti chiede veramente una manicata di soldi per quelle abilità, diciamo così, quelle migliorie. Non so se fare qualche lavatrice, magari dai, consegniamo qualcosa che ci stanno questi da un paio di giorni, magari. Magari qualcuno sta pure aspettando, eh. Distributore di gettoni pieno, attenzione, è vero. Allora, aspetta che facciamo un... Finiamo prima di ripulire, va. Svuotiamo anche le gettoniere perché se era pieno quello, penso che non sarà l'unico ad essere... Pulla. Che comunque sono soldi. Allora, 20 dollari. Vabbè, il biliardo è un po' così. 22, va bene. Questi, vabbè, sono appena arrivati. Poi vediamo. Non mi ricordo neanche se dovevo. Ma li avevo già svuotati questi. Questo è quello scassato. Sì. Ma comunque i soldi ce li fa prendere. Come è giusto che sia, perché per quanto ci siano dei bug, i soldi me li fa comunque piano, no? Per quanto adesso la nostra attività. No, comunque gli altri li avevamo ripresi i soldi, non erano tutti full. Ok, dicevamo, devo pulire ancora qualcosa? Credo di no. Questi sono quelli appena arrivati. Gli obiettivi di giornata sono: sconfiggere 30 nemici con il fucile di precisione in una sola partita di Zombat 2. È una parola. 100 bit perfetti in Cyber Dance con la rottura di Maroni. E 25 autopolizia con Race Chaser. Stessa cosa, con la rottura di Maroni. Però va bene. Allora andiamo a vedere Bullstock per quanto riguarda gli obiettivi. Anzi, prima andiamo a vedere le impostazioni del cabinato. Perché 7 se ammazza. 7,97. Ok, beh, a sto punto facciamo facile, così ci facciamo pure una partita. Vostok e Shuffle. Si può dire. Allora, se faccio difficile, 5,27. 5,27, vai, così almeno poi li facciamo. Intanto fatemi andare a vedere della messaggistica qui. Leslie, ehi Ash, dammi una buona notizia. Guarda, gli affari vanno bene e credo che papà sia quasi fiero di me. Non che l'abbia detto, è più una questione di tono che ha usato e non ha detto parolacce. Ma quando in realtà? Ah, te la stai cominciando a cavare da sola? Ottimo, ed è divertente aiutarti. Peccato non vedersi più spesso. Già, anche prima che partissi per il college pensavi solo allo studio e al teatro. Sapevo a malapena di avere una sorella. Già. Ehi, che ne dici di delimitare una parte della lavanderia? Portare più avanti i cabinati? Attenzione, non finisce qui. Assolutamente, dirò che stiamo effettuando qualche miglioria e sostituendo le vecchie apparecchiature con delle nuove. Papà lo apprezzerà tantissimo e tecnicamente è vero. Ma quando vuoi. 5.000. Ah, quindi adesso va. Scusa, fammi vedere una cosa. Perché noi email del padre non ne abbiamo qualche messaggio in segreteria? Oddio, Hello, Ashley. This is your father calling. ce ne abbiamo 13 in Welcome at realtà. long last to the real world and real No, ok, responsibility. questo era. Aspetta.
Let's go over the basics one more time. No, però li abbiamo sentiti. Secondo me ce li dice. Scusa, facciamo una cosa. Andiamo all'ultimo direttamente. Ashley, I signed off the extension. Good work. You're finally knuckling down like I did when I started. No, no, ok, ok. No, le avevamo sentite tutte. Non mi ricordavo fossero addirittura 13 messaggi. Ok, errore mio. Allora, Shuttlecocks, come si gioca? Usa L per muovere la racchetta e rimandare il volano al tuo avversario. A per battere. Obiettivi, vinci una partita. A match point. Sconfiggi l'IA senza concedere nemmeno un punto. Completa 10 round, sconfiggi l'IA 3 volte. Vabbè, proviamo. Vai. Che è praticamente il Pong. Non è vero. Aspetta, dobbiamo avere un attimo di mira. Insomma. Guardalo. E niente, ci sta a rompe il culo. Sai qual è il fatto che in questi casi l'analogico è molto reattivo e quindi bisogna farlo. Devo cercare di muovermi o con più lentezza o con più velocità, ma non. No, ammazza se è tosto, però. Non so a quanto si arriva, ma. Oh. Un altro obiettivo è arrivare al match point. Quindi penso che. Non è vero, l'avevamo presa di tacco. Ecco, mi sono perso io. Stava a fare una bruttissima figura qua, eh. Ma proprio brutta brutta. Guarda. Ha vinto di brutto. E siamo arrivati. Niente. Madonna, queste ultime giornate di gameplay ci stanno a rompere il culo. Senza concedere neanche un punto è praticamente impossibile. Ma non è. Ma Cristo Dio! Ma scusa! Ma la stava mappia. Qui si soffre, signori, eh. Si soffre tantissimo il Pong. Gioco d'altri tempi con serie difficoltà nell'andare ad aggiudicarsi la partita. Niente. Provo a seguire la pallina, ma siccome la velocità non è uguale, ti ritrovi. Niente, inchiappettato così, a gratis. Perché questo. Attenzione, 3 a 4. Cerchiamo un po' il recupero, ma. Non è facile per niente. Ci ha rotto il culo a posto. Non si riesce ad angolare, non si riesce ad ottenere la giusta velocità di rimbalzo. Niente, non va. Non va, non va, signori. Giornata difficile qui in sala giochi. Io pensavo fosse niente. Vabbè, qua non riusciamo a vincere neanche uno. A posto, passiamo al prossimo gioco. Che è. Con 2020-93. Usa per muovere la nave. A per sparare. Raccogli i denari da usare nel negozio alla fine di ogni livello. Una volta che avrai acquisito nuove armi, usa per passare da un'arma all'altra. Ok. Senza uccidere nessun nemico a parte il boss.
tutti i miglioramenti, completa tutti i livelli in un tentativo. Ammazza. Si essere impegnativo qui. Allora, qua diceva anche senza sparare a nessuno, questo è il classico. Ah, no, 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 non vengono eliminati subito. Queste cose che raccogliamo, ok. Senza colpire nessun nemico per... Ma per niente è facile. Come fai a... Però potendo andare anche a... Questo è il boss? Ok. Cinta sale, va bene. Oh, va bene, nel mentre mi sposto. Parola però. È più difficile del previsto. Che lui non riesce tantissimo. Aspetta. Ok. Insomma, complicato. Vediamo. Qua facciamo più danno. Lo upgrade. Noi abbiamo 2,6. Questi costano 10.000, 5.000. Salute no. Possiamo aumentare la salute con 1000. Questo critical change ready. Un po' di salute, 1006. Ah, un altro livello si può. Ah, sono più. Ammazza quante cose da migliorare ci stanno però. Questo 10.000, no, ok. Ready. Mica tanto ready. Però ci proviamo, signori. Questo secondo me è molto figo. Qua ci perderemo un sacco di tempo. Poi dobbiamo capire anche come... Vabbè, poi magari quello... di completare un livello senza... eliminare nemici a parte i boss... sarà... da valutare. La fattibilità della cosa. Il fatto è che se non ne eliminiamo tanti... non abbiamo manchi i soldi. No. Niente. Oh, guarda quelli che continuano a sparare da dietro. Allora, con quale rischio? Attenzione, arriva il boss. Vai, 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 boss. Questo boss è più facile dell'altro. Me lo sembra, eh. Aspetta, aspetta, ok. No, guarda quel figlio di puttana. Ok. Molto bene, molto bene. Allora, vediamo un attimino. Facciamo questo che facciamo più danni. 5.000, vai. Ci sta. Poi naturalmente questo andando a migliorare, comunque dovrebbero rimanere nel... prossime partite come quell'altro. Sono un po' tanti. Poi naturalmente il livello da fare senza eliminare nessun nemico se non il boss, penso che convenga fare il primo.
scappa tutto pure qua, ma ci avevamo da fa. Questo sarà un livello infognante. Un livello, un gioco infognante. Però stavolta ci siamo fatti colpire un sacco di volte. Dai, questi non li puoi eliminare. Troppo veloci. Occhio. Vabbè, sì, calcolate che se è uno di quei giochi dove... Merda. Oh! Ecco, questo boss invece è un po' più complicato dell'altro, apparentemente. Dico a naso, eh. Siamo morti, no? No, ho perso... Niente. Ho perso la visuale. Maledizione. Figo però, figo. Woodstock mi sa che lo sfonnamo. Allora, fammi vedere... Manco uno. Senza uccidere nessuno, a parte il boss. Questo mo ci proviamo al prossimo, dai. Allora, che sarà scassato qua? Il cesso e... E blockchain. Ok, a livello di moneta. Aspetta, andiamo a vedere prima questo, che è quello che ci faceva macinare di più. Ok, no, possiamo... Vabbè, sì, comunque raccogliamo qualcosina, no? Vabbè. E il cesso che si è rotturato. La lavanderia ce ne freghiamo, signori. 3, 2, 1. Il cesso. Allora Woodstock, torniamo da te. Vai. Proviamo il primo livello. Aspetta però, scusa. Senza uccidere nessun nemico. Ok, proviamo. Certo, sarebbe da fare magari più avanti, quando hai più salute. Però... devo provare adesso, se non ci riusciamo più. Aia. No, e quindi l'ho ucciso quel nemico? No. Sì, se li vai a sbattere lo tocchi, mi sa che lo uccidi. Porco due. Attendo pure a non colpire, a non tamponarli. Perché sennò... Oh. Ah no, qua è... Occhio. Stessa cosa per... Aia. Aia. Oh. Vabbè, però, se è così, siete stones. Facciamo... Oh no. Non lo so, vediamo se siamo vicini al boss, se me lo calcola. Vabbè, mi concentro solo sul boss, anche se... Se ne devono andare. Via. Vabbè, questo è per me, non ce l'avevo piatto. No, Fai vedere. No, però non credo ce l'abbia dato. No, perché ho beccato quello. Il fatto è che la salute mi sa che non ce la ridà, questo che raccattiamo più cose non sarebbe male. Un altro po' di salute. Proviamo, vediamo. Vabbè, mo andiamo avanti. Peccato, signori, perché si poteva fare qualcosina in più. Però vediamo se adesso così magari riusciamo anche ad attirare più oro senza avvicinarci troppo.
Maledetti. Dobbiamo accumulare più oro possibile in realtà per far sì che riusciamo a livellare velocemente. Poi una volta che è livellato, però subito un sacco di danni. Occhio. Non so se mi ricarica anche la salute quando vai a livello successivo. Danni 10.000, 10.000 qua. Critical. Anzi, questo non so. Il laser. Ah, rigenerazione della salute, quello ce lo teniamo. Vediamo qua se... No, la salute ce l'ha ridata da un livello all'altro, comunque. Però ci sta sempre da... In considerazione che... di quei giochi dove devi puntare al livellamento a lungo termine. Magari anche con altre armi poi, insomma. Primo livello, guarda, prima poco ci stavamo a fa. Peccato che abbiamo tamponato una navicella che ci ha calcolato come eliminata, anche non volendo. Qua il boss era un po' più complicato per usare un eufemismo. Questi, quello che te frega, so, perché qua te metti vicino e buonanotte, sono gli altri che arrivano insieme a lui che, e questi che in teoria ti aiutano. Abbiamo fatto un po' di punti però, un po' di moneta, ma se perdiamo quei soldi li perdiamo definitivamente, perché sennò converrebbe... Rigenerazione, dai. Laser upgrade... tante cose un po'... Rocket update. Proviamo pure questo. Allora, questo così spariamo, poi con questi spariamo i razzi, ok. Ma ce l'abbiamo pure infiniti i razzi, perché non capisco. Che i razzi vanno... più danno così, porco due. Aia. Una via di mezzo, un po' razzo, un po' normale. Facciamo più danno così. Ok. Qua bisogna capire anche i pattern delle sparacchiate. Ok.
occhio. Vabbè, qua dobbiamo un attimo temporeggiare. Ok, ehi, imbecille. Un po' di razzetti così per gradire. Dai, obiettivo completato, quale obiettivo, eh? Completa un'ondata senza subire danni? Ah, non ho subito danni? Incredibile, non me ne sono accorto. Non credo sia vero, ma va bene. Abbiamo 10.000. Il danno dei... Sì, il danno, vai. Mazza quanto ce ne serve, però, de moneta, eh? Beh, mo proseguiamo, signori. Che fai? Piano, no. Ah, tutti questi, va. No? Oh. Ma inizia a diventare complicato. Inizia a essere problematica. Occhio. Polizia centrale. Spariamo a buffo per quelli che arriveranno. Occhio. Ok, intanto butta razzi a piacere. Boss già. Azzo, è partito tosto sto boss. Occhio. Questo è comodo quando non ti ci puoi mettere di fronte. Quei razzi, perché un pochino telecomandati ci sono. Dai, dai. Andiamo così. Ok, vabbè, sto livello era un po' più fattibile. Infatti non abbiamo fatto granché soldi. Beh, la velocità di movimento però effettivamente potrebbe essere un'idea. Oh, questo è infognante, signori, eh. Questo ci sta. Tutto se sta a riempire, ma si può lavorare così. Ma no, aspetta, uno si è rotto. Che cazzo. Attenzione. La madonna. Niente, qua. Qua per forza di cose. Ci sta, ci sta. Però ok, ok. Allora, iniziamo con le cassettine. Vabbè, non credo che queste siano piene, però è meglio... insomma, però... farle un pochino tutte, che... questa ci ho giocato solo io, però va bene. Qua... vabbè, centinaio di dollari, non è male. Quello del ballo, insomma, non è che sta a macinare più di tanto, eh. Attenzione. Dai, dai, che... poi c'è l'upgrade... successivo. Poi controlliamo quello che si è scassato, che non mi ricordo qual è. Perché si era scassato qualcosa, no? Sì. Non so se è solo questo o meno. Comunque, come potete ben immaginare, penso che ci sfonderemo a bestia nel beat'em up lì. Strike Gold, questo abbiamo fatto. Ok, allora abbiamo 5.000 dollari, signori. Quindi è arrivato il momento di... il primo già ce l'ha dato così a gratis. Di fare subito l'upgrade a questo punto. E dalle email c'era, no? Aspetta, qual era? No. Veramente no. Oddio, dove cazzo stavo? Disc Jammer. Miglioramenti no. Email. No. Chatbox.
Ah, ok, scusate. Aggiungere una porta scorrevole e ampliare una sala giochi usando lo spazio della lavanderia. Aumenterà anche la fama della tua sala giochi. Sì, poi la lavanderia. Allora facciamo una cosa, signori. Andiamo a togliere gli ultimi panni che stanno qua tanto... Cioè, almeno riconsegniamo dei panni a povere persone che stanno aspettando da giorni. Altrimenti poi... Sono andati in lavanderia a portare dei panni, torneranno. Ma qui non c'era una lavanderia una volta. Io avevo portato i miei vestiti. No, adesso c'è una sala giochi. Prima era dietro, nella... nello sgabuzzino. Adesso invece ha riempito tutto. Giusto per togliere un po' dei panni, perché capisco che poi magari chi è venuto a portare un po' di roba ci rimane male. Ci sta, onesto. E quindi poi immagino sbloccherà altri cabinati. Ammazza, però ce ne stanno di cabinati. Cioè, nel senso... Interessante anche il fatto che comunque a livello di... varietà e aggiunta di cabinati, insomma, siamo belli, belli carichi. Anche perché li hanno fatti bene. Certo, qualcuno un po' così... Il Pong sono scarso come la merda. Biliardo è una questione proprio di precisione che manca. Proprio nella lineetta che ti dà. Mentre per quanto riguarda il Pong sono proprio scarso io. Mori andiamo. Poi sapete qual è fatto? Quelli tipo il... questo qua lo... Spara, spara, scorrimento verticale. La cosa figa è che c'è gli upgrade. E gli upgrade che rimangono, signori, ti infognano a bestia. Allora, riproviamo quello senza uccidere nessuno, dai. Vai, questo ormai è il nostro, signori. Questo è il nostro cabinato di riferimento adesso. Cerchiamo anche di non schiantarci contro nessuno, magari, perché... Piuttosto magari ci facciamo colpire dai missilotti. Conviene. Perché comunque... Allora, aspetta che poi passeranno in teoria quelli dall'altro lato. Va bene, qualche colpo lo possiamo via. Non è... Non è un grosso problema. Ok. Tutto all'inizio magari questi fanno anche meno male, quindi... Occhio. Vai, vai, va bene. Ah no, perché è vero, abbiamo la rigenerazione della salute, quindi vedete che... No, 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 togli i razzi. Madonna, perché quelli razzi magari piano qualcun altro. Aspetta. Ok. L'abbiamo fatto l'obiettivo adesso, no? Completa un livello 9 senza uccidere nessun nemico a parte il boss. Non abbiamo ucciso nessuno a parte il boss, o no? Però non ce l'ha dato al momento. Vabbè, ci guarderemo, signori, che vi devo dire. So che ho messo dei panni, no? Dove la fa? No. Ma dobbiamo accumulare solo soldi. Soldi, soldi, soldi. Per gli upgrade, naturalmente. Tre potenti, dove siamo? Qui, a fiducia. Vai, che comunque si rigenera pure un po' la salute, quindi... Cosa? È comodo in realtà anche quello che ti attira i pezzi d'oro, poi magari migliorandolo puoi stare ancora più lontano. Non è cosa buona e giusta, almeno non credi di andare via. Ole.
8.004, ok, cerchiamo di resistere anche il prossimo livello, così abbiamo soldi per... Ah no, però la rigenerazione della salute... Eh no, è importante, signori, così almeno è ancora più veloce. Così nei momenti di pausa magari riusciamo un attimino a sopravvivere un po' di più. Questo mi sa che era quello un po' più complicato, sì, quello successivo era più facile. Non stanno a fare. Perché comunque dei colpi li becchi sempre. Però se riesci a rigenerare in modo sportiveggiante, va bene. Sull'attività non fa niente. Come vedi che noi siamo ancora in attività qua. Aspetta, questi fai così. No. Ah, oddio, un pochino ci vanno di lato, però. Vedi così. La salute praticamente già ce l'abbiamo di nuovo a 150. Per piacere. Ma questo non mi va bene però. Olè. 6.008. Il livello successivo non era difficilissimo, più che altro perché 6.008 razzi non tanto, critical chance non saprei. Vabbè, proviamo a vedere che roba è. Poi questo qua naturalmente, il bullet upgrade, che sono quelli base, più danno fanno meglio è, un po' di salute. Il critical non lo so, però oddio, ogni tanto noi, se ci avete fatto caso, quando colpiamo i nemici, vedi, ogni tanto esce un colpetto rosso, che penso sia quello il critico, magari è più facile fare i colpi critici rispetto a rateo normale. Ecco, non mi ha recuperato. Finito. Cercare di rimanere centrale, quindi facciamo il giro. Devo recuperare un sacco di salute. Questo è il boss, mi sa che era più fattibile. Quindi. Vedi, ogni tanto c'è il 3-5 che è il danno normale. Ah, qua mi sono sculato. E il 6-5 che è il danno radio di fuoco più. Colarlo bene. La fase basica la panico, perché sennò. Oh, 15.004. Non so se riusciamo a fare un altro livello. Quindi converrebbe. Vai, missilotto upgrade. Salute manca ancora poco. 10.000, 5.000 la velocità. 3.005 questo qua, che ci avviciniamo un po' di più. Questa era 10.000, ok. Vai. Vediamo, vediamo, signori. Vediamo se riusciamo ad andare più lontano possibile. Mo sì, mo ci piace. Questo credo della sparacchiata, mo ci piace. Qua poi sarà un livello... I livelli diventeranno sostanzialmente... Però almeno così fai i soldi, guarda là. Saranno solo luci, un quantitativo di luci abnorme. Qua
cosa buona, come vedete, così riesce a colpirne di più, quindi magari fa anche più moneta. Mamma mia, l'abbiamo sciolto. Grande così. Un po' più di salute, dai. Poi puntiamo a questo, a sto punto. Un altro upgrade. Ah, 22.000. Weapon damage e bullet upgrade. Bullet upgrade ce ne manca uno. I danni, quindi questo 20.000, questo 22.000. Vabbè, vediamo. Piano piano, signori, piano piano, questo lo maxiamo, sto gabinato. Per forza. Qua prima mi sono rotto il culo. Qua c'eravamo arrivati. Ma ci avevano sciolto male. Però vedi, con i proiettili così già riesci un pochino più a qualcuno, eh. Dico che sopravviviamo perché non sopravviviamo, però. Non si rigenera abbastanza velocemente la salute. Le due passate. Oggi è volato il tempo, signore. No, di lato. Questo è più complicato. È come quello dell'altra volta, ma è più stronzo. Grande così. 8 e 5 li dobbiamo spendere, signori, perché un altro livello non lo facciamo. Un altro livello non la facciamo. Speed. Questo laser upgrade ci dà anche il laser. Non lo so, più che altro sarei, facciamo il critico. Vabbè, finiamo pure. Facciamo game over pure a questo e poi. Cosa da? Questo è due passate, mi stanno qua a lavorare, ricordiamo. Che se ne dica, eh. Che se ne dica. Stiamo lavorando come pazzi proprio. Troppo veloce, ecco. Allora, l'abbiamo sciolto così? Mamma mia, signori. Attenzione. Vabbè, spendiamoli, dai, come detto. Siamo nei livelli dove difficilmente andiamo avanti, però per il momento stiamo andando. Non so quanti livelli siano. Oh, la madonna. Anche meno. Però così aumentando il critico magari lo sciocchiamo prima, dai. Niente, questo sarà il cabinato dei prossimi giorni, ve lo dico.
arrivata. Oh merda. Noi da noi stavamo a fare però. Era inaspettato. Merda, merda, merda. E... aspetta, ma ci dobbiamo togliere pure gli amici. Parola, no. No, no, no. Vabbè, ciao mare. Bello, bello, però. Questo mi è piaciuto. Questo ci è piaciuto. No, no, va bene. Oh, i 7000, però ce li ha tenuti. Bella lì. Lo so che ci stanno i vestiti bagnati, ma noi mi sa che dobbiamo andare a casa, signori. Si è fatta una certa, bellissimo questo, bellissimo. Questo sarà il trend del... della settimana, probabilmente. Intanto andiamo a casa, andiamo a vedere, diciamo, l'upgrade che ci sarà per quanto riguarda la lavanderia. Diamo un'occhiatina su come sarà. Peccato per il Pong che... new washing machines? Excellent. Sì. Excellent. When you were younger and I was building my great corporate empire, I know we saw little of each other. Did I make mistakes? Of course, I'm not infallible. Perhaps I could have been more attentive. Okay. But I never stumbled in business, and that's what matters. So if you need advice, and no doubt you will, you'll find I'm quite approachable. My door is always open. Fix the toilet. E già si vede da qui che la sala giochi si vede un pochino di più, ma andremo ad esplorarlo nel prossimo episodio. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, lasciate like e condividete per supportare la serie e il canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.